Il fiore è un simbolo di bellezza e armonia. Diamo colore e mandiamo a tutti un messaggio di gentilezza. Il sindaco di Fano Massimo Sere ha tagliato questa mattina il nastro tricolore per dare il via a Fano Fiorisce, l'evento in programma fino a domenica nel Salotto Buono della città. Viva! Sono 25 gli espositori dislocati nei giardini del Pincio, ma tutto il centro storico si è vestito a festa con allestimenti ad hoc. Questa occasione è una fiera, ovviamente è un momento di esposizione e di vendita di fiori e piante, ma è anche così in qualche modo una sfida che raccogliamo come città, perché vogliamo una città sempre più verde, sempre più bella anche nei suoi colori dei fiori. Lo stiamo facendo anche sui piccoli particolari, su alcuni spazi verdi, su alcune aiuole, che cambiano il volto alcune volte della città stessa. L'assessore alle attività economiche Etienne Lucarelli ha ricordato anche le novità della manifestazione, come i laboratori per i bambini organizzati dallo studio Cartone, gli allestimenti ideati dal Nautilus e i 4 concerti curati dall'Orchestra Sinfonica Rossini nei locali della città. È sempre bellissimo il nostro Pincio, ma con questo allestimento floreale diventa magico, e proprio l'intenzione è quella di far sì che le persone, venendo qua, acquistando fiori, mettendo del verde nelle proprie abitazioni, possono far diventare magica un po' tutta la città. Questa manifestazione, come sempre, possa funzionare anche per gli operatori e il periodo difficile che anche loro stanno vivendo. Signora, buongiorno, posso chiedere che cosa ha acquistato? Ho acquistato delle violette del pensiero, penso che si chiamano. Ah, meravigliose! Pensa di fare anche qualche altro acquisto? Volevo una rosa inglese, ma per il momento mi ha detto che non è il momento adatto. Le metterà nel terrazzo o in giardino? Terrazzo, perché c'ho il terrazzo. Luana anche quest'anno si è occupata pure dell'allestimento di tutto il centro storico di Fano, però vediamo alle sue spalle una novità. Di che cosa si tratta? Si tratta di un cerchio dove ho voluto rappresentare tutte piante autunnali, colorate, e che fanno la differenza nei nostri giardini. Quindi una ricerca sempre più approfondita di piante che possono vivere senza troppo il nostro aiuto e che sono autonome. Quindi piante colorate, piante con bacche, piante profumate e piante perenni, e sono veramente interessanti come colori e come varietà. Cosa ha comprato? Qualche pensierino. Cosa troviamo dentro le buste? Una rosa? Una rosa, poi questo qui non lo so come si chiama, mi piace. Per abbellire un po' le case? Sì. Viene spesso alla Fano Fiorisce? Sì, quasi tutti gli anni, perché rinnovo sempre i ciclamini, adesso cerco un ciclamino. Che non passano mai di moda quelli? No, no. Piantine grasse questa mattina? Piantine grasse. Come mai questa scelta? Perché ho tanti fiori, fiori, e mi piace questo, insomma. Tante piante fiorite, allora... Hanno bisogno anche di meno cura? Sì. Poi queste fanno l'ossigeno dentro casa, quindi va benissimo. Una bella vista, fiori colorati. Bellissimo, è piacevole in una giornata così bella venire a vedere questi fiori, eccezionali.